vedere se possiamo proseguire. Vediamo un attimo. Ma queste ballano senza musica? C'hanno tutti gli auricolari? Ah, è troppo difficile. Tutto bene, mi sembra ancora in difficoltà con i passi. Chiedo scusa, è solo che faccio fatica a ricordare tutto quanto. Ti capisco, d'altronde non è da molto tempo che ti dedichi alla danza. Mi spiace. Cos'è, una nuova questa? Oh no. Capitano, dopo questa possiamo riunirci? Yagami, può venire anche lei? Sayaka, si tratta di Katashina. Katashina, siamo quasi. Caterina, siamo quasi un po'. Forse la nostra coreografia è un po' troppo per lei. Già, sto pensando alla stessa cosa. È piuttosto impacciata e si agita facilmente. E se dovesse sbagliare durante le finali? Che questa viene addirittura in finale, non mi capisco. Saremo lo zimbello di tutti. Stavo pensando, non sarà il caso di provare senza di lei? Questa è la musica di Judgment 1, però, quando c'erano le cose drammatiche. Cosa? Insomma, l'hanno riciclato brutalmente. Sei quella che meno di tutte può permettersi di perdere, Sayaka. Sai, per quella, tra virgolette, cosa. Ci siamo date così tanto da fare. Ad ogni modo, la scelta aspetta il capitano. Nishizono, hai deciso cosa fare? Sì. Poi stacca brutalmente così. Cioè, stavamo parlando con loro e ci troviamo a quanti? 3 metri di 2-3 metri di distanza. Salve, Yagami. Grazie per il passato. Ci aiuterà. Perché non c'è la gara? Probabilmente non possiamo andare avanti, però loro me lo devi dire. Perché io ormai ho fatto. Un attimo. Aspetta. Si chiama Esmeralda l'ultima, non spero nemmeno. Comunque ne manca ancora una. Può darsi che in realtà il problema sia di trovare questa qua. Perché le abbiamo. Però non c'è altro. O che torniamo. Non lo dà come bloccato. Potremmo andare di nuovo magari al negozio di ballo, vedere se è spuntato magari un nuovo disco magari. Sarà nel fazzoletti, mi sembra. Addirittura due pacchette. Bloccato. In realtà possiamo andare alla robotica. L'ho detto così. Posso andare alla. Potrebbe ricordarmi un po' la mia ingegneria quando sono andato io. Mi ha fatto un anno e mezzo di ingegneria. In realtà sì, era bianco, ma non c'erano le vetrate così. Poi non ci. A ingegneria non ci sono le classi in questo senso. Sono aule, sì, ma per centinaia di studenti. Dipende, non tutte. Per esempio, la geometria e analisi erano in un padiglione piuttosto moderno, che in realtà si moriva di caldo lì dentro, con diciamo non sono i banchi, le scrivanie praticamente messe tutte in salita, no? E la professoressa stava giù in fondo, però eravamo in parecchi dentro. Sì, anche nel coro saprei dire,
può darsi anche davvero 100. Più di 50 di sicuro. Comunque intorno, bah, non lo so, da 50 a 100, se non so dire. Ecco, anche in questo caso non è bloccato da nulla, ma in realtà non c'è, c'è solo partitelle per tirar sui. Niente, allora adesso andiamo a vedere in quel negozio. Se non c'è nemmeno niente lì, andiamo allo skateboard. Se anche lo skateboard non avanza, sebbene, cioè io voglio dire, io dico, fai fatica a dirmi, come qua, no? Condizione, avanzamento in qualcosa, no? Ah, eccolo che è arrivato. Avanzamento in qualcosa. Non so, tipo avanzamento, oppure cerca la nuova canzone, per esempio, no? Qua pure dici, preparati, allenati un po'. No, star qua io, andare avanti dietro con un sacchiotto a... che non so cosa vuole da me. E il King, e non esagerare, eh? Che si monta la testa, questo qua. Ingiustificatamente. Molto ingiustificatamente. Ah, aspetta, però mi sta arrivando una telefonata. Sì, Yoda. Potresti venire al parco quest'oggi? Che succede? Abbiamo un problema. Ci si vede al solito punto di ritrovo. Ok, vedi che... bisogna mettere fuori il piede da liceo alla fine. Comunque, va bene. Quindi ora sappiamo che possiamo andare al parco. Adesso... andiamoci a piedi, tanto è qua. C'è ancora verde, sta lampeggiando. Questo a me fa ridere, ti vede e ti vuole picchiare. Perché? Cazzo vuoi da me? Il seno arcobaleno. Questo l'avevamo fatto, qui non c'era un rametto, no. Niente stavolta. Ah, a proposito, sì, dobbiamo fare anche... quadrifoglio, guarda qua, quadrifoglio. Da questa qua si trova il quadrifoglio. Niente, nulla di nuovo, come temevo. Quindi, boh. Allora, niente, andiamo al parco. In questo caso sì, prendiamo il taxi. No, è che l'avevo scritto mezz'ora fa e in mezz'ora non avevi risposto, letto. Chioda. Che succede, Chioda? Andiamo al parco, forza. Poi così. Agli ordini. Ok, andiamo. Ma che? Hanno fatto anche qua la scritta. Hanno fatto Shikishima i suoi. Eh? Sta di loro? Uno dei nostri che li ha visti mentre si stava allenando ha cercato di fermarli e ci hanno fatto il culo. Che bastardi. Oi. Ehi, dove sono andati Shikishima e gli altri? Sono scappati verso il parco a Makita. Cioè, noi non li abbiamo visti, eravamo là. Dobbiamo averli beccati lungo la strada, allora. Non gliene lo farò passare liscia. No. Cosa hai in mente? Voglio che si assumano la loro responsabilità. Oi. Cosa? Ehi. Se vieni giochi, uno mi ha fatto venire voglia di... Aspetta, uno mi ha fatto venire voglia di Fight Night, il Champion. L'altro mi ha fatto venire... questo mi ha fatto venire voglia di Tony Hawk. A proposito, Evil, dato che sei qua, se un giorno, è una domanda soltanto, perché
non so se lo farò, ma se un giorno dovessimo fare io e Matteo tutti i Gears of War in cooperativo, li guarderesti o non? O li sai a memoria e non li guarderesti più? Chi siete voi? Non siete compagni di skate di Kishima? Siete la nuova banda Kane, vero? Sentite, che cosa c'entrate voi con una guerra tra bande di ragazzini? Non vi fare soldi, no? Nemmeno un centesimo. Tono, non sembrate neanche molto felici della cosa. Fatemi indovinare. Ve lo sta facendo fare il professore. Siete molto curioso per essere in punto di morte. Fatevi sotto, scommetto che sarete più loquaci riversi a terra. Ma in ciabatte? Ma stiamo scherzando? Questo combatte in ciabatte? Vabbè, guarderebbe solo il 4 e il 5, dice. Merda. Questi se ne vanno la chetichella. C'era anche lui, però. È passato il limite graffittando qui, Shikishima. Che cosa vuoi? Lo fai per ripicca, per aver dovuto mollare il club d'arte. Club d'arte? Non di arte. Alle medie? Vuoi vendicarti, vero? Provi ancora rancore, dimmelo. Ma guardati. Ti sei solo impigrito, Chiyoda, lo sai. È un po' rallentatore. Però basta. Ehi, ma che diavolo? Lasciami andare. Il suo orologio. Shikishima. Shikishima, finora non me ne ero accorto, ma. Sei mancino? Per me non è lui che disegnava, lo volevo anche dire prima, Per me non è lui, vediamo. Hai l'orologio sul polso destro, per cui deve essere così. E questo che c'entra? Qualcosa che mi sfugge al riguardo, ma cosa? Perché ci penso, c'è una prova che contraddice il tuo essere mancino, guarda. Qua, è la prima che ci ha messo. Penso che sia questo, insomma. Non. È tutto qui nella foto. Quando fa così, c'è una prova, è Ace Attorney, è assolutamente il gioco Ace Attorney. Tutto qui nella foto, ma anche la posizione. Questo è Shikishima che disegna sopra il nostro pezzo. Yoda, dai un'occhiata. Vedi che Shikishima sta disegnando con la mano destra? E c'è anche l'orologio. Oh, ora che me lo fai notare. No. Ehi, Mitsui. Non è lui, è un clone. Sì, che c'è? C'è stato molto contatto con lui, no? Shikishima ha sempre disegnato i suoi graffiti con la mano destra? Come l'hai detto, potresti avere ragione. In effetti c'era qualcosa che non mi tornava, dato che avevo l'impressione che Shikishima fosse mancino. E poi, non diresti che i disegni di Shikishima sono migliorati notevolmente rispetto a quando ha iniziato? Oh, chi è questo qua? Sì, è così. All'inizio faceva abbastanza schifo. Naruhodo. Come sospettavo. Yagami-san. Cosa vuol dire tutto questo, Yagami-san? Shikishima. Credo che abbia a che fare con il vero motivo per cui Shikishima stava disegnando sopra l'opera di Chiyoda e la sua banda, non è così? Il motivo per cui Shikishima continuava a disegnare graffiti con la mano destra? Guarda, è Saturnei. Che poi c'era da selezionare la risposta. Infatti. Si è fatto male alla sinistra.
dimenticato qual era la mano dominante. Messaggio a Shioda, secondo me. Eh sì, praticamente vuol dire a Sakishima. Infatti sembra che ce l'abbia con lui, no? E si può imparare a disegnare anche con un'altra mano, probabilmente. Vediamo. Shioda sembra pensare che Sakishima realizzasse i propri graffiti sopra quelli dei Blue King al fine di vendicarsi. È evidente che Shioda e Sakishima abbiano dei trascorsi, anche se non so proprio di che si tratti. Ad ogni modo, il fatto che Sakishima stesse disegnando con la sua mano non dominante esclude la possibilità che si tratti di vendetta. Sì, appunto, ma non poteva dirlo. Cioè, poteva a un certo punto dirglielo, diceva, ma guarda, io ho fatto tutti con la mano che non so usare. Semmai cambia completamente il modo in cui dovremmo interpretare le azioni di Sakishima. Facendolo, iniziamo a intravedere il messaggio che stava cercando di comunicare attraverso i suoi disegni. Che messaggio? Shioda, mi hai detto che avevi rinunciato al sogno di diventare artista dopo l'operazione al braccio destro. Sì, l'ho fatto. Beh, a quale conclusione arriveresti vedendo Sakishima disegnare con la sua mano non dominante? Soprattutto vedendo personalmente che sta migliorando di giorno in giorno. Anzi, in teoria è più bravo di prima. Beh, cioè, vuoi dirmi forse che... Esattamente. Vuole mostrarti che puoi ancora creare opere d'arte con la tua mano non dominante. Non vuole farti rinunciare al tuo sogno di diventare un artista. Ma cioè, cos'è, innamorato di lui e non glielo vuole dire? Cioè, che modo è di... Ecco il messaggio che vuole farti arrivare. O sbaglio, Sakishima? Sakishima, amore, tu? Ma tu ce l'hai sempre avuta con me? Che è a causa mia che tu hai deciso di mollare l'arte? Continuo a dirti che ragioni in modo pigro. Pensa di più. Allora, ragioni... Vabbè, in italiano non è molto sensato. Ragioni in modo pigro, pensa di più. Cioè, sei stato davvero tu il motivo per cui ho mollato, ma c'è dell'altro? Sakishima, sei pronto a spiegarti allora, eh? Vogliamo sentire, è vero che vogliamo sentire? Ok, quando... Era il cielo, dicevo io cos'è, ha messo lo sfondo azzurro. Quando Shioda si unì al club di arte, io capii che certi talenti sono insuperabili, a prescindere da quanto ci si impegni per riuscirci. Shioda cominciò a disegnare al secondo anno delle medie, aveva iniziato tardi, ma riuscì a superarmi in fretta nonostante avessi anni di esperienza alle spalle. Si chiama talento questo. Era così abile, così competente nei colori e soprattutto aveva un'ossessione per l'arte. Disegnava tutto il giorno, tutti i giorni, senza mai prendersi una pausa. Prima non lo cagava il disegno, non sapevo nemmeno così. Era intimidatorio sotto ogni aspetto. Mi resi conto che non c'era modo per me di tenergli testa. Beh, quindi te ne devi andare per questo. Già, ricordo che più io venivo elogiato, più tu ti sentivi in ombra. Beh, per me è stato un grosso cambiamento. Quando ero bambino ero sempre io l'artista migliore. Ma comunque, dopo aver abbandonato il club di art, ho superato questo momento e ho iniziato a vedere la questione in modo diverso. Capii che volevo vedere Shioda diventare un artista di successo. Che nobile. Che spirito nobile, che cosa, sul serio? Ah. Sì, ironicamente, ma sembra che i capelli tipo ananas. Ironicamente, una volta abbandonata l'arte, questo desiderio non fece che diventare più intenso. È quasi come se avessi affidato a te il mio sogno. Sakishima, amore. Guarda, sembra che la superficie, la crosta, no? Come si chiama? La pelle, come vuoi chiamarla, dell'ananas. Iniziavo a cominciare a cercare una nuova strada. Fu allora che seppi che avevi smesso di disegnare. E perché? Siccome non ti va di fare la riabilitazione per la mano, getti la spugna, ma va a quel paese. Lasci pure che i tuoi usino uno stencil che non hai nemmeno creato. L'ha inventato il tuo predecessore. Stencil in teoria dovrebbe essere il tratto, credo. In questo caso dovrebbe essere il tratto. Mi ha fatto pensare, è questo il tizio per il quale ho abbandonato i miei sogni? Credevo che fosse un genio. Poi l'hai detto tu stesso che un giorno saresti voluto diventare un artista.
cioè, insomma, sta cosa adesso voglio vedere se arriverà appunto il club dei motociclisti, o voglio vedere se c'è una storia drammatica dietro, perché questa sfida, grande sfida, si è conclusa con sentimenti nobili di amicizia. Per questo che ti sei unito ai Jincho Hounds. A proposito, Matteo, ma poi l'hai visto quel piccolo filmato di Vikings o no? Se anche fosse, ho paura onestamente, sapere che c'era una possibilità che la mia mano non tornasse come prima anche dopo la riabilitazione. Mi ha sconvolto e quindi non ce n'è nemmeno provato, perché non voleva vedere che aveva ragione, no? Che effettivamente la sua carriera era finita, perché ci sono queste cose, succedono, no? Che alcuni non vogliono affrontare la verità e quindi non agiscono, diciamo, in generale. Per questo ho continuato a evitarla, ma immagino che potrei comunque usare l'altra mano nel peggiore dei casi. Di certo, se ci riesci tu, può farcela anche un tipo geniale, tra virgolette, come me. Tu l'hai visto tutto Vikings? Punto di domanda, prima di parlarne. Sì, Yoda. Ma sì, cioè pare che dura un minuto qualcosa lì. Diciamo che è alla quinta stagione, per cui se tu lo avessi iniziato a guardarlo, Vikings, quando arrivi lì te lo sei dimenticato e ti farebbe comunque molto, molto più effetto. Niente, solo semplicemente quando Bjorn si trova a Kattegat, fuori da Kattegat con Ivar, e lui, non so se ti ricordi, no? Si mette, cioè vengono sconfitti, diciamo, e lui praticamente urla verso la gente di Kattegat sulle mura e dicendogli che lui è Bjorn, che lo conoscete, che non è lui il vostro nemico, ma è Ivar. Che è una bella scena, quando l'ho visto io ho pianto, diciamo, quella, come poi quella più avanti, che sai bene quale, no? Sempre di Bjorn. È una delle scene più belle. L'ho visto in inglese, praticamente è lì. Bjorn ha una voce che sembra tra il pianto e non aver voce, sostanzialmente, come a sottolineare che effettivamente ha fatto una dura battaglia, no? Quindi è senza voce, sostanzialmente è senza voce, ma è anche un po' commossa. Io l'ho sempre detto, serve da guardare in lingua originale, perché gli attori originali sono mille volte meglio che i nostri doppiatori, comunque, anche quando sono bravi. Però è una bella scena, insomma. E non so perché mi è venuta in mente, ma l'ho già detto altre volte, se a uno piace Yakuza non può non guardare, no, non hai capito, un tubo, come dove vede il padre, quella dopo intendi, la scena dopo, cioè la seconda scena che dicevo che era bella, comunque dicevo, un'altra scena, non mi ricordo se vede. No, non è quella. È quella sul cavallo. È quella sul cavallo. Non so se mi hai capito. Comunque, non dire niente. Dovresti aver capito, voglio dire. Che alza la spada, diciamo. Sul cavallo che alza la spada. Comunque, a parte quello, dicevo, l'ho detto anche all'inizio di Yakuza 0, mi sembra, che a chi colpiscono certe cose, cerchiamo di capirci alla fine. Il succo è questo, lasciamo perdere gli aspetti violenti, che in realtà sono quelli veri dell'uomo, oggi semplicemente non si vedono, ma c'è una infinita violenza in questi 2 anni che ci stanno facendo. Però a parte questo, a parte questi aspetti, perché anche nella serie Yakuza ci sono, c'è anche qualcosa di buono. Il qualcosa di buono è la profondità dei sentimenti provati da parte dei personaggi, degli uomini che erano questi personaggi. Cioè, l'ho detto tante volte anche in Yakuza, no? Noi ci troviamo a vivere una vita, ora per ora, ancora abbastanza agiata, eccetera, piena di circondati da oggetti, circondati da distrazioni, in sostanza, perché gli oggetti, i giochi, un libro, una serie TV, sono tutte distrazioni.
E quindi l'importanza del rapporto umano è andato molto deteriorandosi, ma molto deteriorandosi, in una maniera che non ce ne accorgiamo neanche più, ok? Quello che fanno queste serie come Vikings, come anche Yakuza, è dimostrare in realtà dei rapporti umani concreti, forti, solidi, passionali. È quello che colpisce ed è forse quello che attira gente con la nostra sensibilità verso quelle serie lì. Come dire, per esempio, per me uno dei, a parte che Signore degli Anelli, il libro è superiore alla trilogia, ma dei film, però comunque uno dei miei preferiti dei tre è in realtà ancora La Compagnia dell'Anello, cioè il primo. Non solo perché è stato il primo, ma perché è quello che mostra bene l'amicizia tra gli hobbit in particolare, no? Un po' tutta la serie è così, perché comunque Signore degli Anelli si rifà sempre un mondo precedente al nostro in cui contavano molto, cioè i rapporti umani erano privilegiati, no? E quindi per quello che sto dicendo io a Matteo ho detto guarda lo ste Vikings, perché è molto intenso, perché se ti piace uno Yakuza, ti piace la storia, non puoi non piacerti Vikings sostanzialmente, anche se, vabbè, non dico nient'altro, ma mi state seguendo o avete capito qualcosa o faccio meglio di andare avanti? Ascolta, voglio provare di nuovo a realizzare il sogno che mi hai affidato. Bene. Chiuso qua. Ok. Probabilmente abbiamo finito. Vediamo. Ehi, Shikishima. Yemori. Dire che tornerai a scuola? Sì, sì, lo farò. Ho fatto ciò che volevo fare. Grazie al cielo. Yagami mi ha raccontato tutte le stupidaggini che hai fatto. Mi spiace, sensei. Mettiamoci all'opera, dunque. Come facevi a comunicare col professore? Mi ha contattato con un messaggio privato sul sito clandestino. No, lui dice che non è permaloso, ma stai scherzando. Anzi, siamo proprio quasi nella sfera della permalosità, che non riesci nemmeno a prevedere. Cioè, non riesci neanche a dire, ma come fa a prendersela per questa cosa? Il professore ti ha contattato direttamente? Sì, il messaggio parlava di Chiyoda. Tuo ex rivale. Tetta. E quei Blue King si sentono i re della malavita in città. Re della malavita, ma cosa stai dicendo? E stanno rovinando la festa a tutti. Ho già visto le tue opere in un concorso e so che dovresti essere tu a disegnare sui graffiti di quegli idioti. Fa capire a loro che c'è un nuovo capo in città, d'accordo? Non preoccuparti, ti fornirò delle guardie del corpo. Il professor M. M sta per merda. Quindi si trattava di una campagna pubblicitaria per il professore, come avevi detto. I Blue King si vantavano di essere i re dei delinquenti. Forse questo dava fastidio al professore. Ma sì, ma sono dei ragazzini, ma che volevo dire? Cioè, non è una banda cheina. E a proposito, quel graffito del professore è basato sul suo vero aspetto? Ah, assolutamente no, ma stai scherzando. Quello sembra uno scrittore dell'Ottocento inglese, non lo so. Non so neppure che faccia abbia, me lo sono inventato. Prima volta che ho sentito la parola professore è venuto in mente il professor Moriarty, infatti. Per cui l'ho disegnato così. Insomma, il nemico di Sherlock Holmes. Capisco, temo che quel disegno non tornerà utile per la nostra indagine. Dunque. Sono un po' sorpresa del fatto che il comportamento di Shikishima si sia rivelato nient'altro che una campagna pubblicitaria. Ma d'altronde, nuovamente, non sappiamo se fossero queste le vere intenzioni del professore. Già, se avessi un ex studente d'arte per scopi pubblicitari mi sembra un po' surreale. Ok. Chissà perché ha scelto Shikishima allora. Come dire, non è neanche capace di disegnare. Cosa vuol dire perché ha scelto lui? È imperdonabile. Chiunque sia questo professore,
Non riesco a credere che sia in grado di traviare degli studenti con simili dozie. A proposito, avevo detto di guardare anche se c'è ancora qualcosa dell'illegal. Facciamoci prendere le emozioni, sensei. E promettiamo che riveleremo la sua vera identità e pagherà per le sue colpe. Faremo nel nome del club dei fanatici del mistero. Ciclo di indagine 6, guardalo qua. 10 punti. Vediamo un attimo. Bello che, è sempre uguale. Però anche gli skater adesso abbiamo finiti. In realtà resterebbero ancora le gare, così se si vuole. Tutti, in realtà, anche sport potresti andare. No, non so se puoi fare. In realtà questo forse no, perché abbiamo sfidato chi c'era da sfidare e basta. Poi invece ci sarebbero le gare, quelle di su strada, diciamo. Per avere i punti, per sbloccare. Cos'è che aveva da offrire alla fine? Sì, beh, gli skateboard più belli, però. Tutto qua, per gli skateboard più belli. Qua non sappiamo se possiamo andare avanti, si potrebbe anche provare di nuovo. Un tentativo veloce e dopo basta. Se no, è evidente. Se non ce lo lascia fare adesso, vuol dire che non possiamo andare avanti con la storia principale. Beh. Quanti studenti. Non vi ho seguito. Quello che non ho capito è se avete seguito me quando parlavo di Yakuza / Vikings. E secondo me non avete capito niente. Stavo spiegando perché uno che guarda Yakuza dovrebbe piacere anche i Vikings. Non so se avete capito almeno un decimo. Grazie per il passato. Niente, ancora questo. Ok. Abbiamo avuto la conferma. Adesso guardiamo solo quello di robotica e poi niente. No. No, perché è una cosa che ci ha piegato comunque minuti. La riguardi. Spiegato minuti e voi stavate litigando tra di voi. Tirato pure fuori la compagnia dell'anello del signore degli anelli per spiegarmi, ma voi eravate distratti. Cosa vuol dire? Parlo direttamente a voi e non mi ascoltate. Cosa devo dirti, bravo? Capito. Sicuramente, cioè secondo me non cambia niente, infatti. È vero che dovevamo fare anche delle partitelle, come le chiama lui, per fare. Perché poi alla fine sviluppo parti. Dobbiamo pur potenziare questa roba, no? Questa l'ho fatta, martello gorilla, fucile a pompa, dovevamo fare questo in pratica. No, però ecco, a proposito, ma il problema è che rapporto base armi distanza, dove lo pigliamo? Perché in realtà bene, modello mobile, armi da mischia, modello mobile, modello fortezza, no, eccolo qua, armi a distanza. Il Robo Royale. Facciamo una prova un attimo. Tra l'altro lo dà come combattivo 2. Era ancora questo, infatti, non era l'ultimo. Vediamo se riusciamo. Io comunque ripensandoci a questa storia qua, che possiamo. A me sembra continuamente un trucco. Un trucco, perché sennò perde di senso il gioco. Cioè, se il nostro scopo è semplicemente piazzargli almeno un blocco su di loro. Sembra un. Trucco, no? Comunque. Poi adesso proviamo e vediamo di nuovo. Nel senso che. Guarda che mi ha sparato! Alla faccia! Aspetta. Quindi cosa succede adesso?
Riavvio tra. Aspetta. Se vi levate magari. Magica, mi ha colpito e mi ha disintegrato con un colpo. Adesso ho sparato tipo lanciamissi. Oh cavolo, no. Qua mi hanno fregato. Forse è perché non abbiamo ancora visto bene la difficoltà. Cioè, può darsi che appunto se si alza la difficoltà la cosa non diventa più così banale, ma. Però adesso siamo. Che facciamo? Oh cavolo, possiamo piazzarlo sto coso? Non possiamo. Sì, meglio che non diventa così banale. Però il fatto è che comunque loro non ce l'hanno spiegato queste cose. Posso spostarmi? Questo è un potere combattivo 2. Andiamo, forse ce l'ho. Ok, ma allora sono andati avanti tutti e due insieme. Dunque 7, guarda qua. Forse adesso possiamo nel creare le armi a distanza. Infatti vedi che è cambiato qualcosa. Vediamo un attimo allora. Proviamo a sviluppare queste armi. Ok, facciamo anche questo. Basta, in teoria abbiamo creato quelle due che si possono creare. Arrangiamento parti. Questo sullo scudo tartaruga, proviamo a mettergliela a lui. Fucile a pompa, guarda come mi sta bene, fucile a pompa. Però non è cambiato nulla. No. Vabbè, niente, l'abbiamo costruita e a questo punto direi che l'unica cosa che possiamo fare. Allora, no, c'era il discorso del. Non dimentichiamolo. Del. Niente, quel cercaparola non ce lo fa fare. Se arriva una chiamata stavolta no. Allora vediamo il cerca parole. Umore, vedi? Vedi? Questa cosa qua è sì, l'avevamo forse vista, non c'è più rumore, quindi un momento anche quella cosa lì è sospesa, evidentemente anche quella lì del no, non lo spiego. Non ha senso che riempi una live di due cose uguali. Dicevo che comunque il signor detective della illegal evidentemente per ora è sospeso anche quello.
c'è da fare. Anche perché rumore. In questo. Vedi? Risultano tutti. Non c'è più. Non ci sono più. Non c'è più niente. Tra parentesi, invece, le parole che abbiamo trovato, ramen, sushi, eccetera, eccetera. Però, aspetta un attimo, guarda i post. Caffè special, c'è tutto questo, c'è sempre quello del caffè special. In realtà qua di parlate, cioè di chat ce ne sono comunque tanti, però non sono catalogati. Cioè, come dire, non c'è una parola chiave che li unisce al momento. Darei un rene per una waifu hot. Aspettato tutto biliardo. Il biliardo è un gioco che potevano anche mettere dentro, invece. Fuga notturna, c'è un sacco di fuga notturna, mi sembra. Caffè special, vabbè. Sempre caffè special. Arriviamo fino in fondo, ma... Si dice che il killer del sensei sia un tuttofare locale. Niente, allora anche questo è bloccato. Una cosa che possiamo però fare è andare un attimo... No. Aspetta un attimo. Dov'è il plage? Plage o come cavolo lo chiamano? Qua. Quindi appunto è sotto. Ah, 3060. Non so che parlavi di Vikings. Non so che... Mi avete chiesto due volte se rispiegavo la storia del collegamento tra Vikings e Yakuza. E anche Signore degli Anelli, in realtà. Come ho detto, non sto lì a ripetermi. Già l'avevo detto altre volte una cosa similare. Yakuza Zero, mi sembra. Ma che c'era? Dobbiamo guardare le nuove mosse. Dov'è l'altro? Dai. Devo vedere, mi sembra che c'era un attacco con il... Boh, dovrei riguardare le abilità che abbiamo sbloccato e vedere i tasti. Allora, bisogna far così e far così. Scoiattolo riceve una trasmissione. Ah, forse l'avevamo anche fatto, no? Ah, no, forse no. Santo cielo, cos'è? Come a scuola. Basta. Siamo sempre qui. Cos'è qua? Ecco l'origine del segnale. Vernice mimetica marrone. Cioè, c'è un 56. Ecco, un'altra cosa che volevo dire di questo è... riguardo al fatto dello sbilanciamento,
va bene, mettiamo che appunto colpa mia che non ho insistito col ballo. Ok, va bene. Resto dell'idea che comunque non so, adesso che abbiamo fatto un po' di queste missioni qua, in effetti se le facevamo prima forse non era così sbilanciato. Però rimane che avere 56 scoiattoli da trovare, però rimane che avere 609 missioni commerciali vuol dire essere sbilanciato per forza, cioè vuol dire che se uno volesse, lungi da me osare mai, mi devi pagare per fare una cosa del genere, se uno volesse platinare il gioco, cioè praticamente deve fare solo questo, cioè non gioca sostanzialmente, deve andare in giro per negozi a prendere del cibo eccetera eccetera, perché è spropositato. Insomma, spropositato. Qua adesso per esempio sembra la rata 18 e 118 comunque. Anche guardando anche questa cosa qua io non la capisco. 18 e 118. Abbiamo chiuso con due club. Dovremmo essere, non so, un terzo. Ma 18 e 118 è un decimo. Non so. Mi lascia molto perplesso. Comunque, niente. Dobbiamo prendere il taxi per il centro penitenziario. Qui c'è... Però se ce n'è uno qua, no? Siamo alla stazione. Ecco. Niente. Proseguiamo con la storia principale, insomma. Forza, poi vediamo.